Agrigento, alcuni interventi chirurgici protesici innovativi sono stati eseguiti oggi nell'unità operativa di urologia e andrologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, a cura del primario Michele Ruoppolo e del collega Gabriele Antonini di Roma, ricercatore e professore aggregato presso l'Università Sapienza, impegnati nell'ambito di un'altra tappa del progetto cosiddetto Uomo in Forma. Ma è andato tutto bene, sono stato anche un pochino forse sedato, non ero molto lucido, però tutto ok. Io dico, oggi mi faccio il tatuaggio dell'araba fenice con la data sotto, perché penso che sia una rinascita per un uomo. È un'esperienza assolutamente incredibile, perché siamo riusciti in Sicilia a creare un centro di riferimento per l'implantologia protesica peniena, che non deve essere considerata come una chirurgia di divertimento per il paziente. Molte volte viene intesa come una chirurgia che serve per avere dei rapporti sessuali. È una chirurgia che emotivamente riporta i pazienti in vita. La maggior parte dei nostri pazienti sono pazienti oncologici, sono pazienti che hanno perso la speranza da un punto di vista di relazione, di coppia, sono pazienti depressi. Quello che facciamo noi è ridiamo la vita a questi pazienti. Grazie a Michele Ruoppolo abbiamo codificato e ogni volta implementiamo e miglioriamo gli step e gli standard chirurgici, perché si affina sempre di più il rapporto anche con l'equipe operatoria e con anche gli strumentisti, i ferristi. Siamo contentissimi di questo progetto e speriamo che questo periodo di pandemia, che non ci ha fermato fino ad ora, ci dia la possibilità, una volta finito, di riprendere ancora di più, con maggiore forza, il nostro percorso per aiutare questi uomini depressi emotivamente. Grazie Michele. Grazie alla collaborazione col professor Antonini, che appunto ci ha portati a formare questo centro di implantologia peniena, che oggi annovera oltre più di 30 pazienti operati, tutti con risultati soddisfacenti, e ovviamente il nostro auspicio, il nostro augurio è quello che si possa maggiormente anche nel futuro implementare questa collaborazione e quindi avere un riscontro nella soddisfazione dei pazienti. Come diceva prima anche il professor Antonini, sono importanti gli step tecnici, perché in questo tipo di chirurgia ogni intervento in più che si fa rappresenta un miglioramento della procedura chirurgica, e anche i risultati ovviamente sono influenzati da questo continuo miglioramento, di questo work in progress della chirurgia peniena. Io colgo l'occasione anche per ringraziare, oltre ovviamente all'amico professor Antonini e ai suoi collaboratori, anche la Tegea, che ovviamente ci ha messo a disposizione tutto il supporto tecnico degli specialist che collaborano con noi nella procedura chirurgica, e voglio ringraziare anche l'ASP di Agrigento nella persona del nostro commissario straordinario, il dottor Zappia, e del direttore sanitario Gaetano Mancuso, che non hanno mai fatto mancare il loro appoggio a tutta la metodica, e anche i collaboratori della farmacia che si sono spesi appunto per aiutarci in questa, perché ovviamente organizzare anche tutta questa procedura con persone che vengono da fuori e che si muovono all'interno ora degli spazi chirurgici di Agrigento in periodo di pandemia non è facile, però noi siamo confortati dai risultati e dalla soddisfazione dei pazienti.